Giovedì 22 giugno, dal Vangelo secondo Matteo. Pregando non sprecate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Oggi la liturgia ci regala una pagina evangelica eccezionale, tanto che è diventata la preghiera di ogni discepolo di Gesù, la preghiera del Padre nostro. E in modo particolare quella che leggiamo nel Vangelo di Matteo è quella che poi è stata scelta dalla comunità come preghiera comune. La stessa preghiera la troviamo anche negli altri evangelisti, ma questa è quella scelta per la preghiera comunitaria. E Gesù parla chiaro: quando pregate non sprecate parole, come i pagani che credono di venire ascoltati a forza di parole. Il nostro Dio non è un Dio che dobbiamo perforare i suoi timpani per arrivare al cuore. Il nostro Dio non è un Dio che accoglie la preghiera quando è fatta in maniera spropositatamente lunga. Il nostro Dio è un Padre. Quando pregate dite Padre. E con questa parola si apre un orizzonte completamente diverso, non quello di un Dio distaccato, che si spera ascolti le invocazioni esaudisca, ma un Dio che è vicino, anzi un Dio che ha un legame intimissimo con chi si rivolge a Lui. Perché se io chiamo Dio Padre, automaticamente mi riconosco figlio. E questo di conseguenza porta con sé che cosa? Che il mio sguardo non si chiude tra me e lui. Se lui è padre e io sono figlio, vuol dire che chi ho accanto diventa mio fratello. E Gesù parla chiaro che riconoscere Dio come padre, accoglierlo nella propria vita, riconoscerci come figli, ci porta necessariamente ad avere un atteggiamento di perdono nei confronti degli altri, un atteggiamento di misericordia. È quella parte conclusiva del Vangelo, il fatto di perdonare le colpe. Sappiamo quanto sia difficile perdonare, forse ciascuno di noi ha qualche conto in sospeso con qualcuno, magari anche da tanto tempo. Il perdono non è un colpo di spugna, il perdono non è facciamo finta che non sia successo niente. Il perdono è rendiamoci conto che la vita può ugualmente andare avanti nonostante questa cicatrice che resta, il male fatto rimane. E le conseguenze rimangono, ma è possibile sempre in ogni momento, se riconosco Dio come Padre, credere in una ripartenza, in un ricominciamento nel cammino della vita e nel cammino di fraternità con gli altri. Allora questa parola non ci chiude in un rapporto intimista con il nostro Dio, ma ci fa assumere uno sguardo spirituale nei confronti della vita e nei confronti di chi abbiamo accanto, che diventa nostro fratello. Possa questa preghiera, tutte le volte che la facciamo nostra, spalancarci questo cuore grande di Dio, dove Lui è nostro Padre e noi siamo tutti Suoi figli, amati, preziosi ai Suoi occhi, da valere la vita del Suo Figlio Gesù.